Ciao a tutti. Allora, sono qui per fare il video haul degli acquisti fatti in Fiera Creativa Bergamo il 5 di ottobre. Sono appena tornata dalla fiera, vi ho registrato il video, ho cercato di riprendere il più possibile perché in alcuni padiglioni, cioè padiglioni, scusate, in alcuni stand non si possono fare foto, non si può riprendere e di solito fuori c'è scritto, quindi ho cercato di riprendere e fare alcune foto dove non c'era scritto. E iniziamo, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, dato che voglio iniziare a fare corallini a telaio, poi vi farò vedere il telaio come l'ha fatto mio papà, è stato bravissimo. Allora, ho preso un po' di questi corallini, guardate, erano in offerta, sono sacchettini da 50 grammi, ne servono tanti per fare quel per fare i braccialetti a telaio, per cui bisogna vedere se un sacchettino mi basta. Calcolate che dovrò usare più di un colore per ogni braccialetto, quindi ne servono parecchi. Comunque, 50 grammi, pagati 1,50 l'uno, l'ho preso bianco, così, questo bellissimo bordeaux, così. Poi, questo crema panna, sembra quasi giallino, ma non è giallo, ve lo garantisco. Poi ho preso questo color pesca, salmone, così, che mi piace un sacco ad abbinare a questo grigio perla, guardate che belli. Guardate l'insieme, li adoro, infatti mi sa che vi farò qualcosa anche per me, così. Poi ho preso questo che è un rosa molto tenue, cipria, sempre da abbinare secondo me al grigio. Poi questo azzurro, qua non rendono molto i colori dal telefono, ma vi garantisco che sono stupendi. Poi un altro tipo di rosa, così, questo blu scuro. Poi ho preso il nero, ce n'è uno rosino, così. Poi ho preso questi qua piccolini che sono Rockail della Miyuki 80. Questi costano parecchio di più, solo che l'oro non lo trovavo, quindi nei sacchetti così non c'era, o meglio, ce n'era, non era proprio oro, tendeva al giallo, non mi piaceva. Quindi magari questi cercherò di usarli con parsimonia, perché costano, cioè veramente, questi sono 10 grammi, costano 1,80 euro, guardate, ma è bellissimo. Questo è oro, vediamo se riesco. Questo è stupendo, guardate, che vi faccio vedere. 1,80 euro e sono 10 grammi. Poi ho preso l'oro rosa, aspettate, ok, vediamo, non è che metta tanto a fuoco, vediamo, così, questo addirittura 2,20 euro per 10 grammi, guardate, costano tantissimo, d'altronde quando le cose sono belle costano. Poi questo che è sempre un Miyuki 80, 10 grammi, sempre 1,30 euro, che è un bianco. Luni, c'è la mia Luni, guardate che bello che è. Questo 1,30 euro. Poi, allora, per quanto riguarda questo tipo di corallini, credo di aver finito. Caduta la bottiglia di plastica. Poi ho preso diverso materiale, sempre per fare braccialetti e così. Siccome sto iniziando, avete visto che, scusate, chi mi segue anche su Instagram avrà visto che ho fatto dei braccialetti in macramè. Quindi ho preso, mi servivano delle chiusure di corallini e cose così, e ho preso, allora, queste, perché non so adesso se li userò per quelli o comunque mi è arrivato altro materiale. Queste qua dorate che a me piacciono tantissimo. Così. Le ho prese anche in argento, uguali. Queste qua costavano 1,50 euro al sacchettino, così. Poi ho preso questa, sempre dorata ma liscia. E purtroppo non si vedono tanto da telefono. Poi ho preso la stessa cosa in argento, così. Ho preso queste ali, vediamo se riesco, si vedono forse meglio così. I corallini non li tiro fuori, sennò mi vanno dappertutto, però guardate che belle, sempre per fare i braccialetti, queste ali così. Queste, vediamo se c'è il prezzo, anche questo 1,50 euro, non c'è il prezzo, ma è sempre dallo stesso banchetto. Poi, questi che sarebbero degli schiaccini, ma io li userò come fermacorallino, cioè tra un corallino e l'altro per fermare.
così, sempre in tutti e due i colori. Scusate. Scusate, ma nel frattempo ho ricevuto una telefonata. Guarda chi c'è, la mia Luni! Guarda lì, guarda qua, Luna. Guarda, fatti vedere come sei bella, guarda. Dai, girati, guardatela, guardate che bagli occhioni che c'ha mio amore. Ha gli occhioni azzurri lei, eh? Mio amore, lei, vero? Fai il video haul con la mamma, te. Fai il video haul, mio Dio. Allora, dai, andiamo avanti. Poi ho preso questi cuoricini smaltati rosa. Non si vede niente, c'è tutto il riflesso. Eccoli qua. Poi, dopo vi faccio vedere il bigliettino. Ho preso questi corallini, sì. Sono fiori con il buco passante in questi due colori per fare. Pensavo di fare degli orecchini, adesso vediamo. Poi, questi anellini così, color bronzo rame perché li avevo finiti. Poi ho preso queste chiusure per fare i braccialetti, così argento, oro fatto così, poi sempre in argento più piccolo, così, mi sembrava averlo preso anche oro, mi sbaglio. Ah, eccolo qua, sì, eccolo qua. Questi pagati 2,70 euro, questi qua più piccoli 1,80 euro. Questo, se non sbaglio, 2 euro il sacchetto così, perché non c'è più sul prezzo. E anche questi, così, 2 euro. Poi, queste, così, argentate. Non so se si vede, ma sono brillanti nate. Quando si muovono sono bellissime, hanno un effetto bellissimo. Poi ho preso queste cannuccette, io le chiamo così, ma non so. Non c'è scritto come si chiamano, insomma. Dorate, argentate, poi vi farò vedere magari dalle mie creazioni che farò. Questo sempre per fare dei braccialetti e anche queste qua, se non sbaglio, 1,50 euro al pacchetto. Poi ho preso queste ali, perché l'anno scorso avevo fatto degli orecchini fatti a angioletto e c'era dentro queste ali, le ho stravendute, sono piaciuti tantissimo e quest'anno in mente di fare sempre angioletto, ma da usare per altre cose, poi semmai se riesco, perché devo vedere il tempo, magari vi faccio vedere qualcosa, appena avrò il tempo di farli ovviamente, vediamo se mette a fuoco. Eccoli lì. Poi ho preso, allora, dei charms, c'è uno per tipo perché costa veramente tantissimo. Tipo questo costa 2 euro l'uno, guardate, sempre per fare i braccialetti, così. Scusate, metto in pausa perché è arrivata la Giorgia, devo andare a aprire. Allora, quello rotondo, poi l'ho preso ovale, così, con i due anellini. Poi ho preso questi che secondo me sono bellissimi, sempre per fare dei braccialetti. Guardate, la mamma, il papà e il cagnolino. O il bambino e la bambina, a seconda, argento e oro rosa, non è oro nel senso il colore oro rosa, così. Poi ho preso questa stellina, ne ho preso proprio uno per tipo perché se no, vediamo se si vede, insomma tutti gli strass dentro. Poi ho preso questo per l'amica della Giorgia. Questo charms fatto unicorno, che lei adora gli unicorni, la Eli. Eli, questo è per te. Appena riesco ti faccio qualcosa. Poi il gattino per la Giorgia. E questi invece me li ha regalati mia mamma. Mi ha fatto la sorpresa perché non avevo visto che li aveva presi. Guardate che belli, questi sono per me. Faccio qualcosa per me. L'albero di Natale così. E questo più piccolo. Così. Devo mettere un attimo in pausa. Allora, questo è il negozio dove ho preso le cose in fiera. Vi lascio perché fanno anche vendita online e secondo me i prezzi sono buoni. Almeno in fiera erano buoni. Dopo online. Orco cane, vediamo se mette a fuoco. Vabbè, magari poi in descrizione comunque vi metto tutto: email, sito internet e numero di telefono, che così potete andare a vedere anche voi. Poi, per quanto riguarda invece le candele che voglio decorare per la cresima di Giorgia, ho preso, poi vi farò vedere come li utilizzo, del panno Lenci grigio, così. Poi verde, questo qua che è un attimino più rigido.
questo color vinaccia, così, e questi fiorellini che poi andrò a sormontare, incollare con la colla a caldo. Gli metterò una perla o qualcosa, adesso voglio vedere un attimo come farle. Comunque vi farò vedere, non lo so se vi farò vedere mentre le faccio o devo vedere come sono quel giorno lì, perché devo essere di luna giusta, se no non riesco a fare niente. E poi questa, mi sono comprata una cosa per me, di che di solito io cose per me non ne compro, nel senso queste sì sono per me, ma per il mio lavoro, diciamo. Mentre questa non ho resistito, era l'ultima. Questa borsa mi piace tantissimo, guardate. È in finta pelle, ovviamente. Guardate. Mi piace un sacco, dietro è fatta così. E è bello perché si riesce a portare anche così sulla spalla. Vedete? Molto bella, mi piace tantissimo. E adesso vi faccio vedere com'è fatta dentro. Questa l'ho pagata 15 euro, sinceramente, con i prezzi che c'erano in fiera. Mi aspettavo costasse 25-30 euro. Invece quando mi hai detto 15, ho detto è mia, è l'ultima. Guardate che bella anche dentro, con la sua cerniera qua. Tutta foderata con i fiorellini, mi piace un sacco. Poi è molto capiente, guardate, grandissima. Ci sta un sacco di roba. Niente, questi sono tutti... No, scusate, sì, non è niente di che, però c'era questa colla nuova che non avevo mai vista, è un silicone trasparente e mi hanno detto che è tipo una colla a caldo, ma da usare fredda, quindi mi hanno detto che si asciuga in fretta, va bene per plastica, metallo, cartone, legno e vetro. Lo proverò e poi vi farò sapere com'è. Niente, come acquisti in fiera, questo è tutto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di lasciarmi un mi piace. Ciao!